Ora si presentare. registrerà la conferenza. Vorrei dare questa piccola presentazione per introdurre, o meglio reintrodurre, il programma Saturno della sezione Pianeti, che è tornato attivo in pratica dall'anno scorso, dopo un gap di circa più di 12 anni, 13 anni forse. L'ultimo report, se ben ricordo, è stato pubblicato nel 2008, si trattava di un interim report, dopodiché il sottoscritto è stato travolto da impegni lavorativi e familiari assolutamente overwhelming e non ho potuto più seguire il programma. Speravo che qualcuno si sarebbe fatto vivo per prendere il testimone, possibilmente con un background scientifico e tecnico migliore del mio. Purtroppo non è successo. E ho raccolto un invito recentemente da parte di Vincenzo di riprendere in mano il programma Saturno. Fra qualche mese credo dovrebbe uscire il primo report sul 2021, dopo un'eternità, dopo veramente moltissimi anni. Vorrei in questa relazione sottolineare un po' dei problemi che stiamo trovando nel rimettere in piedi il programma Saturno, ma soprattutto le opportunità e le possibilità. Come potete vedere, il programma Saturno non è stato in realtà la Cenerentola della sezione Pianeti, è stato il primo ad essere fondato dai fratelli Sassone Corsi negli anni 70, uno dei quali purtroppo è recentemente scomparso. E come potete vedere, finché la sezione è stata attiva e prodotto report, ha tenuto insieme gli osservatori e i collegamenti, non era assolutamente un problema avere 350 e qualche volta anche, come potete vedere, 250 osservazioni all'anno con una buona copertura, anche se ovviamente non con la risoluzione, non con la risoluzione permessa dalle tecniche attuali. E questo ci dice che un programma osservativo ha ancora un senso. Il contesto è cambiato moltissimo, ovviamente. Un tempo i programmi osservativi erano il tramite tra gli osservatori nazionali, qualche volta anche internazionali, e i professionisti. Osservazioni italiane venivano raccolte dai coordinatori e condivise a livello internazionale o pre-elaborate, nel caso dei professionisti volessero utilizzarle. Oggi naturalmente l'informazione segue la struttura di internet, e i professionisti hanno la possibilità di accedere direttamente alle immagini amatoriali tramite banche dati come PIVOL e così via. Ma questi dati mostrano che i programmi nazionali hanno ancora un senso e mi aspetto che il programma Saturno, adesso che è rientrato in attività, produca un aumento di interesse e di motivazione da parte degli osservatori. Come vedete, l'anno scorso osservazioni tutto digitali e visuali, il che significa che abbiamo avuto 42 che in pratica gli osservatori osservavano Giove e se capitava, se avanzava tempo, o mentre si aspettava che Giove si alzasse un po' di più, si faceva una ripresa di Saturno. Questo è un vero peccato perché, come spero di dimostrare, l'osservazione di Saturno è continuativa, può dare grosse soddisfazioni all'astronomo dilettante, specialmente quello ben equipaggiato. Esattamente perché Saturno ha una casistica molto limitata. Ogni dettaglio che è possibile rilevare, che è possibile seguire, ha una grossa importanza nel tracciare le correnti, specialmente le correnti atmosferiche del pianeta, nel caratterizzare la sua attività. Tradizionalmente l'osservazione da Terra di Saturno, specialmente quella amatoriale, ovviamente, era basata sulla identificazione e sulla raccolta di misure di latitudine, intensità e colore delle principali bande e zone del pianeta. Dettagli asimmetrici come spot brillanti o condensazioni scure potevano essere seguiti solo nel caso si trattasse di manifestazioni atmosferiche eccezionali, come le grandi Great Spots del 1990 o quella del 2010, che seguono più o meno un ciclo vento trentennale dell'atmosfera di Saturno. In basso a sinistra vedete un disegno del mai abbastanza compianto Marco Falorni, a destra la Great Spot del 2010, in basso un'immagine di Tiziano Olivetti. Chi ha familiarità con l'immagine di Tiziano Olivetti si renderà conto di quanta acqua è passata sotto i ponti in 10 anni.
con gli strascichi che a volte queste grosse perturbazioni producevano nell'atmosfera, qualche volta anche per vari anni. Nel 94, per esempio, si è avuta una grande eruzione di attività atmosferica, abbiamo avuto eccezionalmente delle white spot estremamente brillanti nel 2004, che è stato possibile seguire anche con strumenti amatoriali e così via. Ma si tratta fondamentalmente di osservare manifestazioni eccezionali. Quello che sta cambiando negli ultimi anni, e che probabilmente è già cambiato da qualche anno, è che è diventato possibile a livello amatoriale seguire anche l'attività di macchie sporadiche, occasionali o anche a lunga durata, che costituiscono l'attività atmosferica normale, per così dire, del pianeta. Ora, ovviamente questa non è un'immagine normale, si tratta di una delle più belle immagini di Saturno, forse più bella che abbia visto, ripresa da un amatore, dal nostro Marco Lorenzi. Si tratta di un telescopio di più di 50 cm di diametro, con Saturno che transitava più o meno allo zenith, ma come potete vedere, questa immagine rivela un'enorme quantità di dettagli ed è possibile seguire queste piccole macchie chiare che costituiscono di solito l'attività tipica di un Saturno quiescente come quello di questi anni e che erano più o meno invisibili e sconosciute prima dell'avvento dei Voyager. Ora, questa ovviamente non è un'immagine normale che è possibile fare da un amatore, specialmente dall'Italia, ma dimostrerò fra poco che anche con telescopi inferiori e dalle nostre latitudini è possibile cercare di seguire l'evoluzione di questi dettagli e contribuire a una base di dati sistematica. Queste white spots sono generalmente delle tempeste convettive, delle eruzioni che sorgono dal basso dell'atmosfera. In genere per noi è possibile vedere il tetto di queste eruzioni di ghiacci, cristalli d'acqua o di ammoniaca. Qui riprendo alcune immagini da un paper di alcuni anni fa di Sanchez, La Vega e altri. Sono paragonabili a tempeste convettive terrestri, ovviamente a grandi linee, perché l'atmosfera di Saturno è molto diversa, le dimensioni sono molto diverse. Anche queste tempeste, che normalmente è possibile seguire adesso, hanno dimensioni non superiori ai 2 o 3 mila chilometri in genere. Ecco, queste che vediamo qui hanno dimensioni tipiche di una dimensione attorno ai 2-3 mila chilometri. Sono di tempesta convettiva nell'atmosfera, di un vortice nell'atmosfera di Saturno. Qualsiasi cosa che sia più grande è un evento abbastanza particolare, eccezionale. Questi vortici si formano in genere al limite tra due jet stream che corrono in direzioni opposte. Non durano moltissimo, perché non appena la tempesta si allarga abbastanza da intercettare questi jet streams, viene immediatamente dispersa. Qui un esempio, la famosa Dragon spot di una quindicina d'anni fa, ripreso ovviamente dalla Cassini. E questo ci introduce a uno dei problemi dell'osservazione di queste macchie. Prima di tutto sono piuttosto piccole e attualmente sono abbastanza inaccessibili dall'Italia. Le osservazioni che abbiamo sono vengono o dalla Thailandia grazie a Tiziano Olivetti o da Singapore grazie a Marco Lorenzi in generale, e durano anche poco, di solito 3 o 4 giorni. Perciò è importante avere una buona copertura generale di Saturno se si vuole rintracciare queste macchie e seguire l'evoluzione o tracciarne la velocità della corrente in cui sono immerse. Ora, a causa delle loro piccole dimensioni, è difficile generalmente seguire la loro morfologia e la loro evoluzione morfologica, ma sono preziosissime come traccianti delle correnti atmosferiche del pianeta. È abbastanza famoso il fatto che mentre i jet streams a media o alta latitudine sono apparsi abbastanza stabili, quelli nella regione equatoriale sono apparsi estremamente variabili. Questa è la curva di velocità relativa al sistema 3 riportata dai Voyager. Queste sono osservazioni di Hubble. Cassini ha prodotto dati ancora diversi.
Il problema non è semplicemente, o il problema, l'opportunità non è semplicemente il fatto che questi venti possano avere velocità variabili, ma che l'atmosfera di Saturno osservabile è molto più profonda di quella di Giove. E questo significa che diverse velocità possono riferirsi in realtà a strutture osservate a quote diverse. E quindi è veramente fondamentale riuscire a costruire una base di dati che non sia estemporanea. È stato fatto per Giove da decenni con il programma UPOS e possibilmente anche in regioni spettrali diverse. Ora, questa è una diapositiva che vorrebbe mostrare le regioni di Saturno, gli intervalli di latitudine in cui abbiamo visto nel 2021 una presenza di queste white spots. E come potete vedere, anche in un anno estremamente crescente, numerosissime latitudini sono state interessate. La differenza qui tra sporadica in verde e continuativa in rosso vuol dire semplicemente non che c'era sempre una qualche macchia a questa latitudine o a questa latitudine, ma che sono state osservabili per lunghe durate, settimane o qualche mese, per esempio, gruppi di macchie sono stati osservabili specialmente in questa zona, al confine della regione polare nord, tra aprile e maggio e poi di nuovo tra luglio e ottobre, agosto, ottobre. Alcune di queste macchie sono a lunga vita, una di queste è ancora osservabile durante questa posizione, la stiamo continuamente seguendo. Chi ha strumenti abbastanza potenti, esattamente in questa zona, tra 63 e 65 gradi di latitudine nord. Questo è per dire che anche in un periodo in cui Saturno è assolutamente crescente, e in cui le osservazioni visuali o anche digitali fino al 2000 o primi anni 2000 non avrebbero rivelato assolutamente niente, le immagini amatoriali hanno rivelato una grande abbondanza di questi dettagli, di questi markers dell'attività atmosferica, in pratica su tutto il globo. Questo è un tipico, forse non un tipico esempio, diciamo che è un esempio di come un astrofilo ben equipaggiato si sia dedicato a Saturno, raggiungendo notevoli risultati e anche notevoli riconoscimenti. In questo caso Trevor Berry, che osserva con un telescopio da 40 centimetri dall'Outback australiano, beato lui, e si è dedicato fondamentalmente a Saturno, più o meno il 70% del suo tempo osservativo in questi anni è dedicato a Saturno e forse il 30% a Giove. E osservando continuativamente ha prodotto una grossa mole di dati e ottenuto anche importanti riconoscimenti in ambito professionale. Qui per esempio vediamo in alto nella zona temperata nord-nord questo gruppo di macchie, forse due o tre, probabilmente qui abbiamo una sorgente che alimenta l'alta atmosfera e trovandosi ad una quota inferiore probabilmente queste macchie hanno una velocità diversa e invece di una singola macchia abbiamo un gruppo di macchie formate in differenti momenti. Qui un altro esempio, sempre lo stesso gruppo di macchie che è stato osservato continuativamente l'anno scorso per lunghi periodi. La regione polare qui è attualmente quella più attiva, ma come potete vedere si osservano abbastanza spesso delle white spots equatoriali, talvolta anche anidate. Un grosso problema all'interno della banda equatoriale, tracciare l'evoluzione di queste macchie, è che appunto non durando molto, durando pochi giorni generalmente, è difficile rintracciarle. Ci sono spesso notevoli problemi di identificazione. Guardate per esempio questa ottima immagine di Tiziano Olivetti nel rosso. Qui abbiamo un'intera catena di piccole macchie che se il pianeta viene riosservato alla stessa risoluzione, non so, 4-5 giorni dopo, probabilmente la maggior parte sarà scomparso, sarà anche molto difficile riidentificarle con chiarezza. Il problema comune nelle osservazioni di Saturno è che in molti casi questi dettagli emergono non troppo al di sopra del livello del rumore, quindi ci vuole anche una certa cautela. Personalmente preferisco non misurare un certo dettaglio che può essere di incerta natura e rischiare di introdurre un'assegnazione spuria.
Notate che la maggior parte di queste immagini che sto mostrando sono nel rosso o nell'infrarosso vicino, in cui queste macchie sono normalmente più visibili. Infrarosso vicino intendo con un filtri che taglino a 685 nanometri in su, 850, alcuni il ne uso uno che taglia 850, probabilmente la perdita di risoluzione è eccessiva. Qui un'altra immagine di Tiziano Olivetti di quest'anno, recente, del 27 agosto, in cui vediamo un livello di risoluzione superiore a quello di Trevor Barry. Qui di nuovo la solita non la stessa macchina l'anno scorso, una nuova macchia che si è formata quest'anno, non annidata all'interno della banda polare nord, quelle che abbiamo visto prima erano un po' più in basso, e altre macchie equatoriali. Ora, c'è un modo forse per seguire l'attività di queste white spot di Saturno, specialmente nella regione equatoriale, che è forse possibile fare anche usando telescopi di dimensioni inferiori e dal nostro paese. Io mi aspetto che le condizioni osservative migliorino notevolmente man mano che il pianeta si alzerà all'orizzonte nei prossimi anni. Una cosa che stiamo cercando di seguire sistematicamente dall'anno scorso sono queste baie, queste indentazioni nella banda equatoriale nord di Saturno, al confine con la zona equatoriale. Perché? Perché queste indentazioni normalmente dovrebbero essere formate da delle macchie equatoriali, dalle white spots, che normalmente sono molto difficili da riconoscere perché non hanno sufficiente contrasto con l'ambiente circostante. È molto più facile riconoscere una white spot nella regione polare o annidata all'interno della banda equatoriale che non nella regione equatoriale, che di per sé è molto più luminosa e brillante. Non abbiamo assolutamente lo stesso tipo di contrasto, ma forse è possibile seguire, se non direttamente, lo spot, perlomeno l'incavo prodotto nella banda equatoriale nord quando la spot si forma presso il confine tra le due regioni. Qui potete vedere un'altra immagine di Olivetti del 29 luglio, in cui abbiamo due di queste indentazioni, qualche volta se ne vedono anche tre, sono piuttosto numerose. Il problema è lo stesso che riscontriamo con l'evoluzione dei white spots: ci sono problemi di identificazione e il dettaglio non è eccezionale, è difficile definire esattamente la posizione del centro dell'indentazione e la loro durata si misura di nuovo in giorni, qualche volta anche settimane. L'anno scorso un'indentazione è stato possibile seguirla quasi tutto il mese di luglio, immagini di Trevor Barry, e ha dato un drift rate molto consistente. Ci sono degli altri problemi più complessi. Prima di tutto ovviamente la white spot, il centro del white spot sarà sempre alcuni gradi più in basso rispetto al centro dell'indentazione. E questo è già un problema, potrebbero muoversi a velocità diverse. Secondariamente, nessuno dice che il centro della white spot e il centro dell'indentazione siano per forza allineati in longitudine. E qui vediamo un esempio, ancora da un'immagine di Trevor Barry. Qui, eccezionalmente, abbastanza raro, abbiamo sia l'indentazione che l'associata white spot. Però, come vedete, l'indentazione non è prodotta direttamente dalla white spot, ma da quella che sembra una coda, formata una specie di materiale diffuso. Questa è una cosa normale: quando si forma una white spot in questa regione, il materiale tende ad essere diffuso in longitudine in questa direzione, e sembra essere questa coda che forma in realtà l'indentazione. Quindi stiamo seguendo questi dettagli in via sperimentale per capire che cosa stiamo effettivamente osservando e se ne può ricavare qualcosa, ma sono così rari questi soggetti su Saturno che vale la pena misurare ogni dettaglio asimmetrico visibile. Va notato che in immagini di questo tipo ho stimato che un osservatore ha circa il 50% di possibilità di cogliere un dettaglio asimmetrico in ogni osservazione. Se non si vede niente, è un dato. Significa che non ci sono dettagli asimmetrici visibili a quella scala di dettaglio.
ed è comunque un dato importante, serve a caratterizzare la loro frequenza nell'atmosfera di Saturno. E qui un'immagine fatta con un 30 cm all'Italia dal direttore della sezione Vincenzo Della Vecchia, con un filtro rosso di buona qualità. Questo potrebbe essere ancora un campo in cui camere monocromatiche equipaggiate con filtri di buona qualità possono avere un vantaggio sulle camere a colori. Questa orientazione è abbastanza ben misurabile e ha potuto essere usata insieme ad altre immagini di Olivetti. Questo è un 30 cm, un cassero di 30 cm. Io spero che man mano che il pianeta si alza all'orizzonte, nei prossimi anni anche strumenti sui 25 possano cominciare a dire la loro. Attualmente non vedo questa possibilità. Infine vorrei concludere questo breve excursus con alcuni suggerimenti per osservatori che volessero intraprendere l'osservazione di Saturno in modo più sistematico di come si fa normalmente. Come avete visto, è qualcosa che può dare molta soddisfazione a un astrofilo ben equipaggiato e penso anche a qualcuno che possieda telescopi di almeno 30 cm per il momento. Prima di tutto, ogni sessione dovrebbe comprendere immagini nel rosso, nell'infrarosso, nel vicino infrarosso, semplicemente perché questi dettagli sono più contrastati a queste lunghezze d'onda. Secondo, temporizzare le immagini in modo corretto è fondamentale. L'ora specialmente, devono essere corrette, perché nel caso di Giove è possibile magari correggere un'immagine che la cui ora è sospetta usando i satelliti che magari sono presenti nel campo, usando dati di dettaglio, comparandoli con immagini di altri osservatori. In questo caso è difficile normalmente avere immagini di altri osservatori prese contemporaneamente che mostrino lo stesso dettaglio. Abbiamo una copertura ancora molto carente a livello non solo di UAI ma internazionale. Secondo, proprio per i citati problemi di identificazione, una sessione dovrebbe comprendere, se possibile, almeno un paio di riprese spaziate dei classici 30 o 60 minuti prima per rendere possibile un'identificazione più o meno certa di dettagli, qualche volta un po' al limite, e secondo, per poter ricavare almeno in prima approssimazione un drift rate, nel caso non sia possibile recuperarlo nei giorni successivi, e osservare Saturno con continuità, perché la copertura, come ho accennato, in buona risoluzione è tuttora molto carente e questo è un problema a livello internazionale. Pochi osservatori fanno di Saturno il loro cavallo di battaglia, la maggior parte si concentra su Giove, che ha miriadi di dettagli, ovviamente, ma la singola osservazione di questi dettagli nel caso di Giove non è così importante, credo, come nel caso di Saturno. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che sia stato possibile sentire correttamente e vedere correttamente la mia presentazione. Vediamo se riesco anche a togliere lo screen. Sto sharing screen. Ok. Allora, volevo solo chiedere se ci sono delle eventuali domande per Ivano, perché se le fate voi direttamente non si sente niente insomma, da casa, quindi magari faccio da collettore e gliele ripeto. Se no, lasciamo spazio a uno di Sono Guaita. Ti volevo chiedere, nel caso delle grandissime eruzioni di materiale, che si verificano mediamente, se ho capito bene, quando cambia la stagione, o al nord o al sud, qual è la causa, se esiste, la causa nel senso, compositivo e anche la causa nel senso dinamico, cioè perché succede questo quando la stagione cambia? Ah, questa è una domanda molto interessante. Queste eruzioni, magari mi ricollego così posso anche mostrare un'immagine. Ok, dovresti essere in grado di vedere di nuovo il mio screen. Immagino che tu stia parlando di queste, no? Ok.
Allora, queste qua, Sì, queste proprio quella grosse lì, sì. eruzioni si sono verificate da circa ogni 30 o 27 anni a partire dal 1876 in poi. Quindi abbiamo 1876, 1903, 1933, 1960, 1990 e 2010. È grosso modo una periodicità trentennale, quindi coincide con l'anno saturniano, grosso modo perché l'eruzione del 2010 era attesa per il 2017 o 2020, in realtà. Quindi è stata una sorpresa, ma la statistica su Saturno è minima, perché abbiamo assistito da quando sono cominciato Saturno, dura 30 anni terrestri. Noi abbiamo osservazioni telescopiche sistematiche dal 1876, dalla prima grossa eruzione, abbiamo avuto 4-5 anni saturniani. Quindi dal punto di vista statistico siamo messi piuttosto male. Un grosso problema è che queste eruzioni capitano di solito durante l'estate nell'emisfero nord, o la tarda. Non si capisce perché non sia mai successo nell'emisfero sud, ovvero nell'emisfero nord. Finora tutte queste Great White Spots, GWS, sono successe solamente durante la transizione tra la tarda primavera e l'estate settentrionale. Ora, la causa fisica sembrerebbe essere ovviamente la disponibilità di una maggiore energia. Perché si esplode in questo modo? Onestamente non mi sentirei qua di giocare a fare l'astronomo, non lo so, non ho una preparazione adeguata. Posso sicuramente fornire dei riferimenti. Si tratta leggermente di grosse nubi di cristalli di ammoniaca. Energia viene accumulata, viene rilasciata in maniera esplosiva, anziché continuativamente all'inizio dell'estate. Quello che non si capisce è perché accada sempre in occasione dell'emisfero nord e mai nell'emisfero sud. È una cosa qui, non penso. Se avessi la risposta, la manderei a Nature o a Icarus, che purtroppo non ce l'ho. Questa è una grossa perturbazioni sconvolgono completamente il regime di venti nell'atmosfera di Saturno. La differenza fra vediamo un po', scusa. Ok, la differenza fra questa curva di velocità di venti, notate che questo è l'equatore, e questa è stata presa, e questa sono i dati di Voyager del 1979-80, 80-81, scusate. E questi i dati del Hubble Space Telescope del 1994, in cui c'è stata una coda, diciamo, alla grande perturbazione del 1990, come capita, abbastanza. E come notate, la velocità di venti in questo caso è crollata abbastanza spesso. Ora, la ragione precisa, ci sono teorie, io non la conosco onestamente. La questione è molto complessa e da quello che ho capito io la caratterizzazione della regione equatoriale di Saturno è molto difficile, specialmente perché, come ho accennato, la profondità visibile dell'atmosfera di Saturno è molto superiore a quella dell'atmosfera di Giove. Abbiamo circa 70 km di foschia, di fatto, e poi le nubi visibili di ammoniaca o di acqua, o di cristalli d'acqua, e poi ancora alcune decine di chilometri di strutture, che però sono coperte da tutte queste strutture soprastanti. E quindi uno dei problemi di cui leggevo in un recente articolo di Sanchez La Vega è appunto capire che quota stiamo misurando. Questo ovviamente è più semplice usando immagini professionali riprese con filtri a banda stretta, in cui sai abbastanza chiaramente cosa stai osservando. Con immagini amatoriali, questo è molto più complicato, si può seguire il soggetto. Ma stabilire che quota si trovi, se si tratti di probabilmente di acqua o di ammoniaca, è un altro paio di maniche. Mi spiace che la risposta non possa essere completamente esauriente.